ragazzi, benvenuti, bentornati su Wolfie Studio per questa domenica carica di contenuti. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, per chi si è connesso adesso in diretta, per chi si connetterà. Se state guardando questo replay su YouTube, ricordatevi di iscrivervi al canale. Se lo state guardando da Twitch, andate su YouTube e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, per vedervi e gustarvi le dirette su Twitch, venite su Twitch, qua sotto trovate tutti i link per poter accedere al canale. Inoltre, se volete partecipare all'estrazione di un team stampato 3D di Blood Bowl sostenendo il canale, trovate i link qua sotto, ma vi sto dando i link anche qui per chi ancora non l'avesse fatto. Allora, oggi ci dedichiamo al Rebobo, o come lo chiamo io, Rebibbia. C'è San Pitto che deve fare una partita questa mattina alle 10:30, quindi sono le 10:32, guardo se i coach sono entrati in campo. Ancora no, la Red Bull è una lega internazionale, quindi bisogna anche cercare di beccare, come dire, l'orario giusto per entrambi i giocatori. Mi dispiace se venerdì la live è saltata, venerdì avevo avuto un problema di linea, quindi ho pensato questa domenica di fare un qualcosa di carino. Oggi pomeriggio ci dedicheremo a Il Regolamento Spiegato, la rubrica dove noi cerchiamo di tradurre in italiano, di commentare in italiano quelle che sono le regole e soprattutto quindi quando escono le FAQ. Come sapete, le FAQ di Blood Bowl escono a maggio e a novembre, sono uscite adesso quelle di maggio. Che vi posso anticipare, bene o male, non ci sono tantissime variazioni, nel senso che spiegano meglio alcune regole per chi aveva bisogno di chiarimenti, ma c'è un grandissimo nerf, e qui piove sempre sul bagnato, un grandissimo nerf per il Throw Team Mate, che poi andremo ad analizzare oggi pomeriggio nella puntata di Il Regolamento Spiegato. Intanto ciao D-Boy, benvenuto caro, benvenuto. E la maledizione di Lanz si trascina al di fuori del videogioco e colpisce immancabilmente anche Blood Bowl 2020. Ciao Lanz. Poi dopo oggi pomeriggio vedrai com'è, che cosa è cambiato nelle nuove regole e perché si va a nerfare il Throw Team Mate, che probabilmente sarà un nerf indicato, sicuramente era indicato per... Uno potrebbe pensare, ma sicuramente l'avranno fatto per nerfare qualche squadra Tier 1 con l'Ogre, l'Halfling, piuttosto che altre cose. E invece va proprio a nerfare le squadre stanti e di conseguenza piove sempre sul bagnato, però forse ce n'era bisogno o forse no. Lo commenteremo oggi pomeriggio. E intanto San Pitto è entrato in campo ed è tempo per me di farvi vedere il mio bel faccione. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bianchi, rossi, belli e brutti. Allora, come va? Vediamo San Pitto oggi che cosa farà. Soprattutto contro chi giocherà, con che squadra. Già vedo un mucco. Il mucco è di San Pitto, la Legio Damnatorum contro Chodoyat e le sue amazzoni. Andiamo a vedere. Squadre discretamente skillate. Non vedo Tekol in zona San Pitto. Vedo dei close che non serviranno a niente perché già è stato tutto strappato. In zona Mazzoli. Quick snap. Oltre a kick off return, quindi la palla ben coperta, oserei dire. Kainos con Dodge si porta sulla palla per una fortunata ricezione, mentre i giocatori si avvicinano un po' di più alle amazzoni. Beh, sicuramente ben protetta. Un catch al 5 molto complesso da realizzare. Amazzoni bagnate, amazzoni fortunate, speriamo bene per Sampi. Sì, speriamo che siano sfortunate, perché Sampi è il giocatore del caos che porta con lui un sacco di fans, infatti più uno fan factor
Lapo e Trey Roll, Male Mazzoni, portano una Budweiser Babe, amica loro, e un mago che hanno comprato. Varie monete di scambio, tra le quali la minaccia di un'eviazione prematura. Attenzione, l'ha presa, ma purtroppo nulla di grave. Stordita. Mettiamo un po' di. Di musica. Come va Lanz? Tutto a posto? E tra l'altro piove, piove sempre, piove anche nel mio garage, come chi fa parte del gruppo Telegram, Discord ha potuto ben vedere. Se non fate ancora parte del gruppo Discord, ora vi mando il link. E qua non funziona ancora una ben amata cippa, se non erro. Provo a tirare un soma. Ma che? Non funziona niente. Assurance, not so sure. Palla caduta male, ma non sono elfi. Comunque doppio 1. Però un 3 o più anche perché il nostro amico qua gode di terzo braccio. E aveva un più 1. Per raccogliere la palla, piovendo diventa 3 o più, da 2 o più, perché c'è un meno 1 dato dalla palla che rende resa scivolosa questa pioggia di acqua non necessariamente pura. Sebbene ho cominciato a fare senza incrocio a Molazzane, manca la qualificazione, ma ho fatto una buona season. Ma sì, dai. Hai fatto il possibile con gli ogre. Tanto vado a recuperarvi il link di Discord. Attenzione! Picchia forte anche la Mazzone, ma Viros è solo stordito, la sua pellaccia che resiste. Vi ricordo che questa musica la potete sentire solo in diretta, in quanto protetta da copyright, quindi approfittatene. Ecco il Miro sentato, sono a lavoro. Di poi, ma tu lavori nella ristorazione, lavori nel, come si dice, nel turismo, giusto? Vi ricordo che potete anche magari mettervi la cuffia per sentire la partita. Il caos sta cercando di raccogliere il pallone in questo momento. Le Amazzoni tentano di non farsi trovare impreparate. Tante skill al caos, sicuramente un accoppiamento non favorevole. Questo con le Amazzoni, se non si comincia a tirare un po' di pau, la cosa che più fa al caos è che lancia praticamente due dadi su quasi qualsiasi cosa in blitz con i Chaos Warrior, quindi si spera di trovare qualche pau e di devastare pian piano le Amazzoni, o ci sarà un secondo tempo assolutamente in salita per San Pittù. Ah, i furgoncini che ti vengono a prendere e ti portano in albergo, fantastico, grande di boy. Oggi piove quindi sono fermo. Boh, Andre, ciao, buona domenica. Bentornati live per l'appuntamento, il consueto appuntamento settimanale ritardato di Wifi Studio. Venerdì scorso siamo andati a Modena. Assurance, terzo uno di fila, ma con un 5. Recupera e tiene saldamente la palla in una delle tre mani. Il nostro amico Cesar.
chiamato così perché con la carne umana predilige l'insalata. Com'è andata a Modena? Sei entrato nello stand HeroQuest? Ho troppa figa a Modena. Non so che Modena partecipi tu, ma io vado lì per i giochi. Non so, poi non ho visto troppa. Però in realtà no, non sono entrato, nello stand, cioè ho visto tutto un po' a distanza, ho provato qualcosa, ho distribuito miniature a destra e a sinistra agli amici di qualche canale, tipo, non so, a Clex, piuttosto che al Doc. Ah, attenzione, il capo arriva dalle Amazzoni. Stampito si deve più che sbrigare. Questo drive. E poi ai ragazzi di Guida Galattica per modellisti. E tutto così. Poi a un certo punto mi è arrivata una richiesta di stampa miniature di un ragazzo che non so come mi abbia trovato, però la prima cosa che mi ha chiesto è stato un... come si chiama? Praticamente delle scatole per contenere i pitalini dei giochi da tavolo, dei piccoli contenitori, cioè che non tanto piccoli perché non stavano sul piatto della mia stampante. Io gli ho detto, ma è un po' sprecata la mia stampante per... delle scatoline se non hanno almeno dei disegni così perché è un 8K e poi mi hanno mandato tipo sto file da stampare e ho detto vabbè vediamo se riesco te la stampo poi in resina tra l'altro non robustissima no? Resina è meglio la miniatura avrei dato sta padella incredibile da stampare ho detto no guarda purtroppo o per fortuna non riesco e via in cambio io ho dato il tuo contatto a un ragazzo che conosco il T9 non mette mai legge nel pensiero maledetto correttore. Ah, fila, fila! Me li stavo per comprare i biglietti per l'anno prossimo. Ti fai occhio a quello che scrivi, sì, vabbè. Il giorno in cui ci sarà la figa a Modena Play, non lo so quale sarà, sarà la fiera dedicata a Slaanesh, probabilmente. Attenzione! Agame de Pleiades rottamare e inizia il momento di riscossa per il caos. E hai fatto bene a dare il contatto a un ragazzo che conosci di Boi. Diciamo che la mia stampante, avendo un piatto piccolo, non riesce a stampare bene, che poi sono anche cose che non stampi con la resina, ma stampi magari col pla. Infatti gli ho girato il contatto di Max, perché era una cosa larga e quindi... Però riesce molto meglio nelle miniature. Quindi... E negli elementi scenici un po' ridotti, ecco, non stampo una chiesa intera, però magari a pezzi. E non so se è lui quello che gioca da tavolo, mi ha chiesto dei compartimenti per Spirit Island. Un gioco da tavolo molto bello, io gioco anche da tavolo, però non mi stavano sul piatto purtroppo. Hai fatto bene comunque, dai, date i contatti. Più che potete, ma soprattutto voi che siete qua, vorrei dire a tutti quelli che magari non hanno visto su Discord o su Telegram che ho finalmente creato il gruppo per le miniature 3D di Blood Bowl. Quindi, se volete entrare a dare un'occhiata e se poi vi piace qualcosa, contattatemi in privato e mi fate sapere. Se no, potete dare un'occhiata a tutti i file che ho acquistato e quando li acquisto li metto su quel gruppo lì. A mo' di catalogo, così li posso stampare per me, sono spesso le squadre che poi trovate in palio a chi sostiene il canale, no? Quindi alla fine di ogni lega sorteggiate. Poi ho trovato, ho appena acquistato Fantastico, il file con i tifosi, sono bellissimi i tifosi dello stadio di Blood Bowl, bellissimi. Ho appena messo giù in stampa una tonnellata di resina, spero che vengano perché sono proprio belli. Allora, direi che vi metto il link qua. Allora, devo fare tutto col cellulare perché... Tra l'altro, e questo è il link per il gruppo Telegram che se state guardando da YouTube potete trovare nella descrizione, sempre che mi sia ricordato di inserirli. Ma, tra l'altro... Il loro non ha perso il filo del discorso. Intanto vediamo che le Amazzoni cercano di
sfuggire al loro destino il più possibile, prendere la vita difficile con Dodge riescono, direi, piuttosto agilmente. Hai visto come gliel'ho tirata? Ma questo era un loner. Attenzione perché ha rirollato il loner. Quindi, Chodo Yat, te la meriti un po' questa cosa. Non puoi veramente rirollare un loner. Amazzone Lyman. No. Don't try this at home. Non era affatto importante questo reroll, soprattutto su un loner. Aveva Dodge, quindi in realtà ho sbagliato io. Però facciamo finta che non ho sbagliato, giusto per tirare un po' di merda all'avversario di San Pittu, che gli voglio tanto bene, lo saluto, ma no, è l'avversario di San Pittu. Voi non rimanete ingannati dagli errori che faccio io, che sono sempre presenti. Tanto Wild Animal, importante accorgersene. Stamattina il neurone deve un po' connettere. Comunque stavo dicendo che ci sono tante miniature interessanti e qualcuno di voi mi suggerisce anche delle miniature. Quindi fondamentalmente se mi fate vedere anche quali miniature vi interessano, o le acquistate voi e me le date, o le acquisto io e ve le metto a disposizione. Poi dopo è tutto un print on demand, si possono anche chiedere non intere squadre ma miniature singole. Questo perché a volte c'è un big guy molto bello all'interno di una squadra. Uno c'è tutta la squadra, vuole solo il big guy, o le armi speciali, come la squadra fantastica di Goblin piena di armi illegali, che ho postato sul gruppo, che ho appena messo lì sotto. Quindi entrate nel gruppo Telegram, date un'occhiata e restate con noi. Quinto turno per San Pittu, mentre stiamo giocando il quarto turno delle Amazzoni di Chodoyat, che a questo punto non può pensare al mago praticamente, anche perché alla fine un Caesar ha un 3 o più rirollabile con Surance, quindi in realtà tirargli via la palla adesso non sarebbe eccessivamente scomodo per il giocatore del caos, che ha avuto un po' di sfortuna nella fase iniziale della partita. È stato con Tekkol, butta giù Kainos, il Spapalot. Qua si crea in questo momento una possibilità con una blitzer. Chalciutil'kul. Chalciutil'kue. Chalciutil'kue. Madonna, ragazzi. Quasi peggio del cirillico. Appena va un po' meglio, ti scrivo per iscritto con Gobbe. Ah, assolutamente sì. Veramente carina quella squadra lì. Poi le iscritto con Gobbe sono una di quelle robe che costano 800 milioni di reni su Forgeworld. Quindi ho pensato di comprare il team proprio perché, dai, cioè, si va sicuramente a spendere un po' meno, stamparsi in 3D. Sempre con la qualità della stampante 8K. Blitz. Prende di mira uno dei più pericolosi, ma non riesce a buttarlo fuori. Chaos Warrior con Mighty Blow, 5 più 3, 8, 9 di armatura. Goblin sono un team da ricchi, erano un team da ricchi, ma adesso sono arrivato io a salvarvi la vita, ragazzi. Magari sto cercando di prendere team anche un po' introvabili, no? Come le Amazzoni, gli Alti Elfi. Sto cercando un team di Nani del Caos. Ho
Poi dopo usciranno tutti sicuramente di Games Workshop e sono sempre belle miniature, io mi ricordo con tutti i team Games Workshop. Però, insomma, c'è anche qualche bella variante, se no poi ci sono anche i team strani di Cross Lenses, Cross Lens praticamente fa team strani tipo il Pinocchio o i conigli di Pasqua, quelle robe lì, attenzione! La tocca piano! KO! Una delle giocatrici più fastidiose del momento, che andava a insidiare con un fulmine il portatore di palla. Molto bene. Corridoio di pattoni. Non avrei fatto così però. È stato fortunato. Qua c'è il Mighty Blow che lo aspetta. Avrei provato il Mighty Blow, ma ottimo! Ottimo, Sampi lo sapeva! Lo sapeva! Niente, gliel'ha alzata, ma finisce sul palo la conclusione del Chaos Warrior. Stordita, Zelzin. Si sa già quali sono i due team aggiunti a BB3? Beh, c'è sicuramente il Chaos e sicuramente gli Skaven, quindi. Black Orc, Imperiali, no, Nobili Imperiali, dato secondo Wild Animal. Pro Elf, quindi Nani, Skaven e Chaos, direi. Eccolo lì Stampito, l'uomo che stunna la gente, sì, però qua non va bene che stunna. Un conto è parlare di nani, ma sulle Amazzoni si potrebbe anche usare una mano più pesante, secondo me. Deve anche sbrigarsi ad avvicinarsi alla meta, perché se arriva in zona cesarina al settimo turno, un fulmine può sempre impedirgli di segnare. Grande Clex. Stampito. Aia. Resiste Meridium al Blitz. Dixoco forza 4. Bludger forza 4 con guardia, sidestep. Catch. Ma ragazzi, che catcher. Bludger, forza 4, guardia, senza. Questa è golosa. Peccato che Sampito non abbia un tackle neanche a pagarlo. Fallisce un dodge, non si fa male. Qua deep defense per Tozzi, thrower star player praticamente. Blodger con kick off return, pass, quello ce l'ha, surfeit, surehands e block, quindi e allora assistiamo al quarto Wild Animal. Vi ricordiamo che il Wild Animal è così fatto. Vede un'occasione, la coglie. La coglie in vista della prossima chiusura del primo tempo. Qua si scopre un pochino. Sampito, una mossa non proprio fantastica, considerate la schivata delle Amazzoni, l'abilità di sottrarsi al blocco. Forse vuole centralizzare, può essere. Di qua c'è sicuramente meno
Quindi se riesci a tagliare in questa direzione, c'è da stare un po' attenti a queste due. Però sì. Il problema è che qua anche il passaggio alla mano è un po' scivoloso. Ice Blood Angel, buongiorno! Siamo carichissimi per il 3. Siamo carichissimi per il 3. Nuova pubblicità fantastica. Coi faccioni. Nuova pubblicità di Blood Bowl 3. Spettacolare. Centralizza, mi dice Lanzo. Uno scattino perché movimento 6, se viene colpito da un fulmine 3, 4, 5, 6, scatto, scatto, quindi senza quello scattino riesce col dodge a sottrarsi, e qua forse uno scattino in più qui, ah lì avrei fatto qua, però ok. Una buona difesa, vediamo se le Amazzoni riusciranno a concludere qualcosa. Sta pensando al fulmine, arriva, arriva il fulmine, palla indietro, recuperabile, non da lui. Sì, anche secondo me era meglio qui, però a botta di culo, se vogliamo dirla tutta, almeno a un uomo in tackle zone sul pallone, quindi forse ha pensato a quello. Anche se in realtà non ha uno scoring track il giocatore Amazzo, quindi anche se raccogliesse la palla, cioè qua c'è il thrower che raccoglie veramente la qualsiasi. Un po' come il nostro amico Sisa. Qua carino extra arms perché ha anche un più uno al catch, quindi se volesse osare qualcosa potrebbe usare di andare in end zone e farsi passare la palla. Saputo ancora 3 reroll. Però ho ancora 2 turni in realtà, quindi pensavo fossero un turno avanti, scusatemi. Quindi ha tutto il tempo di raccogliersela e andare verso la meta. Secondo me questo fulmine è forse un po' anticipato, anche se con 3 reroll, non so. Blitz, trova il Pau, quindi andrà per una difesa a marcare il pallone con la pioggia, diventa ancora più difficile da liberare. Quando esce il 3 mi iscrivo alla Lega con i nuovi nani, grande. I nani che assomigliano alle miniature, perché poi hanno fatto tutto che assomiglia alla miniatura, quindi ci sta. E spero che sia compatibile anche con Nintendo Switch. Poi spero che prevedano IA contro IA, perché è una funzionalità che mi interesserebbe molto, e per vari motivi. Spero ci siano varie cam, varie modalità di gioco. Comunque sia, dal 1° al 12 giugno giocheremo a Blood Bowl 3 finché potremo, sempre di venerdì. In caso mi avanzassero dei giorni come questo, anche in giorni come questo magari, eh? Per chi, ricordo che per chi ha già la demo di Blood Bowl 3 non deve fare nulla. Mentre per chi vuole provare
demo di Bloodborne 3 e non ha ancora scaricato una versione di Bloodborne 3, c'è il link, quindi se lo volete ditemelo che ve lo passo. Se avete già una delle vecchie demo di Bloodborne 3, si aggiorna quella, siete a posto. Anche la Steam. Oh boh, c'è un po' di casino con la palla, quindi vediamo. Libera Chaos Warrior. Probabilmente provvederà un Blitz. Questo Chaos Warrior provvederà un Blitz, ci sta. Arriva, attenzione! Questa farà male, scattererà anche la palla. Vediamo dove. Bene ma non benissimo. Bene ma non benissimo lì, dai. Dai. Non male. Niente. A meno che Tonantzin decida di non usare il dodge, ma direi che l'hanno già appestata abbastanza. Non usa neanche Stand Firm. Attenzione. Non usa neanche Sto Ferma. Non ho capito, scusa, mentre la beta è disponibile a chi ha già il 2. No, non è disponibile a tutti. A tutti. Ti vado a recuperare il link. Dovrebbe stare qua. Attenzione che arriva la botta! E via! Faccia di bronzo! È rimasta oltremodo colpita da questo blocco. Qua si prepara per un ottimo ottavo turno. Ce l'ha il reroll, perché non usarlo? Ma non basta. Marcatura molto stretta. Doppio 1. Ma ciao Fustei, come stai? Tutto bene? Sanpitu, ottavo turno. Mentre giocano al settimo turno le Amazzoni di Shadow Yat, che hanno già utilizzato il mago. Difficile ma non impossibile trasformare questa meta per Sanpitu. Piove ma lui ha tre braccia. Doppio doppio teschio! Gliel'abbiamo lanciata. Gliel'abbiamo lanciata e così si vincono le partite anche a Bloodborne. Quindi vi raccomando, sostenete il canale perché poi avrete queste botte di culo. Io ogni sera prego per voi, da gran sacerdote di Nafon, e questi sono i risultati. Tristessness. Se moriva era meglio. Ferma, malinali. A malinali estremi, malinali rimedi. Amazzoni con stand firm. Not good. C'è da massacrarla. Quindi credo partirà un blitz immantinente da parte di Rex a tre dadi. Vediamo se ha 1, 2, 3, 4, 3, 7, direi di sì. Ah, questo intanto sclera come un genovese che cerca parcheggio. Parto blitz in un lato che non mi aspettavo, sinceramente. Posso dire che non me lo aspettavo.
posso dirlo. Pensavo eliminasse questo per togliere questo. Però no, si fa il suo dodge. Ma così non arriva. Passaggio alla mano. Ma attenzione! Piove, ma fa 5 al 4 più. Touchdown, Sanpitu. 1-0 per la legge d'Anatorium. Aurelius riesce a tenere la palla in mano, forse con quelle unghie è riuscito, come dire, a portarla in end zone. L'arbitro provvede a cambiare il pallone. C'è stato qualche, come dire, qualche trucchetto, ma fin tanto che la palla è gonfia dentro l'end zone, l'arbitro non si chiede motivi. 1-0 per Sanpitu. E chi non risica ha finito i carri armatini. Quindi, bravo Sanpitu. Ottavo turno. Amazzoni contro Lyman. Tanto piove anche qua, credo. Piove un po' ovunque. Che noi commentiamo da background. Oggi i Trento Thunders, tra l'altro, squadra di football americano, i Trento che hanno accedono ai playoff quest'anno e giocheranno la settimana prossima domenica in casa contro il Cagliari. Oggi faranno una bella riunione. Intanto vediamo se Tozzi riesce a recuperare al volo. La Legion Dannatorium prende un reroll, intanto qua Tozzi fa le cose sue. Fortuna non sono Woodell. Comunque dicevo, i Trento Thunders oggi si vedono per analizzare le partite sia loro che quelle del Cagliari, quindi domenica prossima sarà questa partita giocata in casa contro i cagliaritani per i playoff nazionali di football americano in real life. Ho giocato nel 2019 come guardia sinistra per i Trento Thunders, arrendendomi all'asma, purtroppo. Quindi, però sono un grande tifoso, mi piace il football americano in generale. Perché non tifare per la squadra della città dove vivi? Tanto li rimbalzano un po' a destra, un po' a sinistra. Meno! Così? Sì, così. Vediamo se arriva il fallo d'allone. Io non lo farei, però, sai, lo scambio sarebbe interessante. Ah, ma questo è un loner blodger. Perché è un blitzer. Perché ha un loner blitzer? L'ha acquistato con l'inducement. Hai capito? Uno star player point per Atanacoia. Tanto arriva il blitz. Ah, loner di lusso. Infatti io pensavo fosse un loner qualsiasi. Avengers of the Ocelot. Per il momento non stanno vendicando abbastanza, ma vedremo come regge il secondo tempo. Sbadiglio perché fondamentalmente non si riprende. Il Chaos Warrior in panchina e non è un bene. That's no good. Tra l'altro qua c'è il mucco. Ho fatto vedere ieri la presentazione a mia moglie di Blood Bowl, quella nuova su Google, che poi ve la faccio vedere alla fine, che è bellissima. Lanze, tu l'hai ancora vista? Fammi sapere. E lei, cioè, gli ho detto, perché io gliela butto sempre lì, perché cerco sempre di tirarla dentro. E ho detto, quella che ti piace? Lei, ma mi piacciono gli orchi con quel troll, quelle robe lì, oppure il mucco, devi chiamarlo il mucco.
E io se posso convincere qualcuno a giocare a Blood Bowl, chiama i giocatori come volete voi, basta che giocate. Quindi. Mucosia! Chiamata anche macchina da turnover. Dico. Turnover machine. Potremmo fare un successo rock and roll, una canzone chiamarla Turnover Machine. Scrivo la canzone, ragazzi, se qualcuno la vuole cantare, me lo dica, se qualcuno ha un gruppo, me lo dica. Le scrivo il testo. Morto! Grande! Spiace per San Pitu, ma un morto è un morto. Quindi. Sì, non ve l'avevo detto, le preghiere di Nahfol richiedono comunque sacrifici, quindi la cosa va anche un po' così. Attenzione! Morto! Tantissimi sacrifici per Sanpittu! Linea completamente devastata! Ma cosa ha perso? Quel dodge purtroppo non bene. Attenzione! Onda nera! No, ok. Doppia morte, ragazzi, grande spettacolo. Si sono proprio incazzate feroci. Qua il Mucco dovrà fare gli straordinari perché il primo tempo non è che ha fatto molto, eh. Due Beastmen ammucchiati, uno possiamo anche dimenticarcelo, Atreus, tra l'altro. Kainos, con Dodge. Però, vogliamo guardare il bicchiere mezzo vuoto? Il bicchiere mezzo vuoto è che un Beastman con Dodge gli abbasserà il team rating, quindi dai. È comunque un doppio. Attenzione. Picchiano fortissimo e anche Pollux e via. Block Mighty Blow. Che turno devastante. Secondo tempo partito con la morte. Fantastico, ragazzi, eh. Fantastico. Queste sono le partite che vogliamo commentare. Spiace che Sanpitu ci vada di mezzo, ma ragazzi, questo è il Blood Bowl, no? This is Blood Bowl. Assurance manco per il cazzo. 2-1. E anche la signorina Tozzi fa cadere il pallone. Con somme risate di Sisa, il suo diretto avversario in questa sfida tra Thrower Star Player e Bull Carrier Star Player. Attenzione ragazzi, perché qua il caos è stato un po' decimato e adesso deve dare subito una pronta risposta, altrimenti rischia di rimanere in inferiorità numerica a livello soprattutto di pezzi, perché di forza è ancora un po' sopra, ma è vero che le Amazzoni sono comunque degli umani, quindi sono umane e quindi muovono di 6, però bisogna buttarle via e questo purtroppo non è un lavoro semplice per una squadra che non ha un tackle, neanche a pagarlo. Si rischiera un po'. Va a basare, riesce a fare un 4, quindi muove il Minotauro su questa Loner Blitzer che veramente Blitzer di lusso, scusa, Loner di lusso, anzi, come dici te, eh? Comunque sono contento che siete qui ragazzi, seguite il canale e se vi diverte fate un salto dentro Discord, mi raccomando. If you're here and you speak English, write down some lines in English in the chat and we'll answer to you in English. This is an Italian channel, but we are English friendly, so if you're looking at Blood Bowl, feel free to speak in English. Detto questo, se siete italiani, seguiteci.
e unitevi al nostro gruppo Discord, che ci divertiamo. Porta Blitz. Non c'è Dodge che salva l'uomini bestia, ma 4 potenziate più 1-8, palo. E Mighty Blow. Ragazzi, vorrei chiedervi se apprezzate la musica, se la musica si sente, se il mio commento si sente e se la musica del gioco fa casino o se no, se va bene così ed è tutto perfetto, tra virgolette. Fatemi sapere. Tanto qua si crea un po' di scoring track approfittando del vantaggio numerico. Non si fa ingannare una seconda volta al 4, che ricordiamoci che con AG3 assurance, ma non al più, non al catch, quindi sempre un 4 rirollabile. Non è un grande risultato, quindi per fortuna l'ha presa. Attenzione perché qua si gioca anche di passaggi, qua c'è un accurate e un pass. Il problema saranno le prese, bisognerà spedirla in mano a un catch. Come Xoco. Per ottimizzare. Intanto vi ricordiamo che se volete partecipare al giveaway di Twitch, dove si vince una miniatura fatta da me, potete utilizzare i punti che avete in basso a sinistra. Con 10.000 punti acquistate un biglietto e lo aggiungete al cappello dell'arbitro morto, dal quale sorteggeremo il vincitore. Preferivate il cranio? Dovete darmi un po' di tempo perché la lavorazione è lunga. Qua purtroppo il dodge colpisce. Anche andare a marcare. Ma ce l'ha un tackle? Me lo sono perso? Non ha blocco, ha presto. Ma vabbè. Avrei usato un po' di più, probabilmente la situazione non lo favoriva, ma. O magari era fuori, non lo so, però avrei usato un po' di più questo tackle durante il primo tempo. Non lo so, Un bel blocco a due dadi con tackle, secondo me, faceva sempre male. Comunque ottimo questo tackle. Bravo di Boy che riscatta il Twitch giveaway ticket e lo vado a segnare subito. È il tuo primo questo di Boy. E me lo segno. In questo momento hanno riscattato Enki un biglietto, Nura due biglietti, Zil un biglietto e di Boy un biglietto. Anche la volta scorsa l'hai preso, scusami di Boy. Non te l'ho segnato. Vado sulla parola perché tanto poi lo vado a controllare. Nelle ricompense non l'ho visto, me lo sono perso, perdonami. Andrò a fare un check di tutti quelli che hanno riscattato. Sì, purtroppo sono anche un po' distratto effettivamente ogni tanto perché compare in grigino la scritta. Ma poi vedo tutto perché poi alla fine mi dice quanti sono stati riscattati, quindi se qualcuno di voi l'ha riscattato io non me ne sono accorto, non preoccupatevi che alla fine di questa live vado a controllare e sistemo tutto. Di Boy mi fido al 100.000%. Di tutti voi mi fido al 100.000%. Più che altro che di Boy c'è e mi ha corretto. Quelli che non ci sono magari mi correggo da solo, vado a controllare io. Sì, esatto, bravissimo. Ne volevo due ma solo una live, perché sono furbo e vi costringo a venirmi a seguire live. Esatto, grazie per il follow, Hatebreed24.
Thank you for the follow. Il freno Prometheus ingiurato a bomba. Brutta, 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 brutta storia. Diventa una difesa disperata quella del Caos di San Pitu contro le Amazzoni. Dato ciao Dan, grande Andre che ha riscattato il biglietto per il giveaway di Twitch. Partita fantastica comunque questa a livello di morte e distruzione. Ciao Dan, bentornato, benvenuto. C'è un biglietto che si riscatta qua su Twitch che vale 10.000 punti, si può riscattare una volta live se non avete di più, in basso a sinistra tra le, e dove potete vincere una miniatura alla fine della lega. Ci sarà il Twitch giveaway. Quindi seguite il canale, andate avanti. Come stai Dan? Tutto bene? Triplo teschio arriva al Pau. Prima erano 4 doppi teschi per il giocatore delle Amazzoni, quindi non benissimo. E queste guerriere di Lustria stanno combattendo e stanno, come dire, avendo la meglio sul Caos in questo momento, che però è in vantaggio di 1-0, quindi ma l'ingiuri di Prometheus veramente male, male, male. Abbiamo saputo cosa riesce a ottenere. Qua forse ci potrà essere un blocco di una certa entità. Che vediamo. Parte con la solita schermaglia. Adesso questo Beastman andrà probabilmente a supporto. Stand firm. Fastidiosissimo. Fastidiosissimo. Parte Blitz. Anche qui trova il Pau, meno male. Attenzione! E via! Anti-Anara Play adesso risponde pugno su pugno al Caos. Però devo ammettere che tre loner contro due morti, due feriti. Sta ancora sopra, attenzione! Ah, peccato, stordito. Stampito. Ottimo, ottimo questo stordito. Può permettersi di concentrare la sua difesa su questa fascia. Forse non l'avrei lasciato qui, l'avrei messo più indietro io. Però va proprio così a marcare il pallone. Lo blocca con il corpo. Non so. Anche perché loro con dodge passano, quindi in realtà, però non so. D'altronde un uomo solo qua che cosa fa? Va a raccogliere i mirtilli, cioè di nardo, tra l'altro. Attenzione. Pestato. Viros. Va a chiudere. Attenzione. Classica mossa. Ricordiamo che le Amazzoni sono umane, ma anche i Beastmen sono ex umani, quindi hanno movimento 6. Non è facilissimo difendere. Qua tira fuori dal cappello. Attenzione, perché questo dodge libera un Chaos Warrior lontano, ma importante comunque per un gioco di difesa. Aia.
Non benissimo. Però vabbè. Era pensato a un blitz qua, ma... Aia! Arriva il Pau, attenzione! Grande occasione! La trova di schiena, KO, Zeltsin! In questo momento sì, una rimozione positiva, ma la palla sta qua. Quindi in realtà in questo momento si gioca a touchdown, non a violenza. È diventata una partita di Blood Bowl 7 su un campo enorme, questo non favorisce gli uomini bestia in difesa. Attenzione, trovo un altro Pau. Ma che sta lontano questo giocatore, dannazione! Morte! Via! Via! Anche una mazzola dal campo, un Gloria Nuffle. Parte Blitz. Una spinta. Qua sarebbe stato bene uno Stanfer. Adesso da fare due scattini. Io avrei fatto però di fronte, di lato col dodge. Ma vabbè, comunque. Ottimo. Ottimo dal punto di vista violento. Quindi ancora un po' in vantaggio e non di poco la squadra dell'Amazzoni, però partita sicuramente molto 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 bella. Sì, ecco, parlerei di carneficina se volessimo rivedere la nostra terza partita commentata, che era una semifinale di CCL, Nani contro Norse, con 6 morti. Quella era una bella carneficina. Qua ci sono un po' di feriti, ma solo 3 morti. Comunque ottimo, ottimo e abbondante. Attenzione al Blitz. Attenzione. Oggi Nuffle la vede dura. Qua non c'è Dodge che possa salvare questo Beastman, ma l'armatura lo salva. 6 più 1, 7. Mighty Blow. Non ha funzionato qua, non arriva in meta, ma è a portata di Blitz. Comincia a costruire un po' la difesa. No, non bellissimo questo, non mi è piaciuto, forse l'avrei messo un quadrato indietro, però così sì, infatti, ecco perché. Attenzione perché comunque il tredicesimo turno, se riesce a mettergli un po' di pressione, forse ha la possibilità di giocare per il 2-1. Anche se, ripeto, con gli uomini bestia, avendo movimento 6, non facile, quindi probabilmente questa partita finirà in un pareggio. Al netto di qualche blitz. E non parlo di questo. Blitz, ma attenzione! Attenzione, peccato che non ha Mighty Blow. Va a portarsi in zona tackle. Se riesce a resistere a blocchi e blitz, può impensierire. Tanto stand firm è veramente fastidioso per le Amazzoni. Che con dodge, vedete l'importanza di avere dodge di base, stand firm per una difesa rischiosa per un'armatura 7, ma per un blodger assolutamente fastidiosa. Ed eccola qua, che fa anche marcatura grazie al suo stand firm. Se ne parte con il Pau, attenzione, KO Lucio. E allora siamo 1 2, 3, 4, 5, 6 giocatori del caos contro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Amazzoni. Veramente Blood Bowl 7 questa partita fantastica che ci ha regalato morte e distruzione. Molto contento. Ora qua
Castor deve resistere. Nuffall gliela deve mandare buona. Ma non gliela manda buona. Stramega morto per terra. Quadratino. Non la lasci mica qua questa. La metti qui. No, mette quella lì. Passaggio alla mano. Attenzione, eh. Attenzione. Catch al 4 più. Questo è stato un rischio abbastanza importante, perché va bene che è un catcher un reroll, però è sempre un 3 più e sta piovendo. Quindi secondo me non particolarmente ottima come giocata. Intanto qua Tico ne rovina una. E poi si va a posizionare qui, perché non qui? Vabbè. Non lo so, ma sono cose mie. Voi lasciatemi parlare. Tanto qua sta infermo. Questa è una roccia. Tonanzin. Va a mettere un po' di sana pressione. Ma attenzione alla difesa degli Amazzoni. E non ne fa uno di dodge, eh? Non ne fa uno rirollato. Qua dodge 2-1, al 3 o più. Un dodge piuttosto semplice, ma non gli dice bene. Parte il blitz. Trova la botta. Violenta ma non violentissima. Può anche permettersi, se riesce a districarsi di qualcosa, di allungare, ma penso che andrà a segnare. Invece no. Qua attenzione, eh? Attenzione, perché comunque qua un dodge al meno 2, al 5 potrebbe avere la possibilità di fare un wrestle sulla palla. Cosa che cercherà probabilmente di fare, anche se portar via questa un dado potrebbe essere un'idea. Tanto qua arriva il blocco, penso che sarebbe altrettanto rischioso. Voi cosa fareste? Fareste blitz su di lei o blitz su di lei al 5? Attenzione che arriva il Pau. Sta fermo per terra e si salva. Qua è una scelta... niente. Rirolla. Ce la fa! Attenzione! No! Eroico. Sarebbe dovuto essere premiato. Eroico arriva al teschio.
si caga in mano, farà sicuramente meta al sedicesimo turno. Momento per i GG. Bel pareggio comunque, una partita che fino alla fine ci ha dato delle emozioni. Ma ciao Michel! Ciao ragazzi, buona domenica, un saluto di ciao, un saluto di ciao, ora vado via. Intanto touchdown per gli Avengers of the Ocelot di Chado Yask. Doppiate malissimo, le mazze non lo sapevamo. Ma bastava anche un wrestle, perché anche un block lui sceglieva wrestle, o anche un buff defender stumbles perché aveva tackle. Bastava qualsiasi risultato a parte spinta e teschio, quindi al 4 più la buttava per terra. Bravo, nice try. Infatti ha rischiato tantissimo Azermatt, lui, cioè, alla fine doveva metterlo una casella più in là, almeno avrebbe fatto un paio di dodge, se proprio voleva tenerlo lì, perché poi io sarei andato in meta, tanto sei in superiorità numerica al quindicesimo turno, cioè, a meno che non viene fuori un blitz, sono tutti umani qua, Chaos Warrior muovono addirittura di 5, però è stato premiato il giocatore delle Amazzoni, che si è veramente cagato in mano. Tanto qua, wake up after KO, manco a parlarne. Guarda qua. 4 per parte, e sicuramente questo va a vantaggio delle Amazzoni, perché il caos. Però devo anche ammettere che senza troppi tackle, anche il caos ha fatto i suoi danni contro le Amazzoni, eh? Non tantissimi, però è riuscito a beccarne qualcuna. Si prova a fare qualche punticino. Riot! Riot. Ce la può fare, a dire la verità. Ce la può fare. Non ce la farà, ma ce la può fare. Quindi vediamo, attenzione ragazzi, attenzione. Riot, attenzione. Vai col casuore, vai. E poi qua verso la sinistra e oltre. Va a crearsi degli scoring track. Tanto bisogna portare qua le persone e poi raccogliere la palla con Shurenz e due braccia. Attenzione. Niente. Attenzione, pick up al 3. Riuscito. Attenzione, grazie al suo secondo braccio. Ok. Si mette qua dietro e vede come va. Ultimo turno per le Amazzoni. Vediamo chi vorrà andare a marcare. Devo ammettere che comunque non sarà semplice, perché verranno circondati quei tre beastmen e gli scoring track andranno a farsi benedire, però è comunque un tentativo non da poco. Eh sì, Stampede has a chance. C'era la chance di baciare il culo di Nuffle e segnare per il 2-1. Sempre che ci dia una mano, un errore provvidenziale,
Chado Yat è comunque un doppio teschio, un doppio dodge fallito. Bisogna stare attenti. Qua deve sicuramente spostare prima queste 5 linee qua e poi queste, perché basta che fa un doppio 2, un 2, un 1 e la magia è finita. Qua i nostri scoring track sono ad uno scatto dalla meta. E in caso qui sarebbe un blitz non da poco, a forza 5. Non certo su questo castell step, ecco, giusto per. Ok, questa mossa non l'ho capita, ma la capirò sicuramente dopo. Perché da qui si è dovuto sbattere ad andare a mancare queste su tre persone qua. Va sul più debole l'ES. Parte Blitz, attenzione alla spinta. Block non ce l'ha. Peccato. Va a marcare. Ora questa andrà qua dietro. Questa andrà qua. E poi si muovono questi. Uno scoring track annullato. L'avrei messa qua io. Anche qui, anche lui ha una chance di portarsi via. Secondo me queste difese dovevano essere qualcuno qua e una lì. Intanto qua c'è un dodge fallito grazie a Nuffle. Quindi ha veramente una possibilità di andare in meta. A questo punto qua un po' di spinte, un po' di devastazione, tipo questa via dal cazzo subito e poi qua passaggi vari. Attenzione, attenzione, attenzione ai manrovesci, KO, in ritardo sedicesimo turno, però comunque via dall'equazione, via dall'equazione, adesso abbiamo Brastle, ok, parte Blitz. Lo fa di là. Ok, un dodge al 3 e uno scatto verso la meta. Dato che una lega cercherà di fare un blocco, probabilmente a due dadi, un block prima di provare a vincere questa partita, basta già la mano, pazzo! Però sicuramente avrà considerato capi possibilità di ricezione, ma non è così. Peccato, 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 peccato. Con quel meno uno e con la pioggia non benissimo. Però most valuable player Maximus e a Tozzi, giustamente uno pari, complimenti, Sapito, bella partita comunque. Bella partita davvero. E noi adesso, prima di andare a fare un ride, vi voglio far vedere a bomba la nuova presentazione di Blood Bowl 3, che è di una tamarraggine infinita. Peccato che dura troppo poco veramente, perché adoro. Quindi, allora, questo via. Vediamo se riesco a trovare al volo, ragazzi, e poi dopo state tutti fermi lì, che si fa il raidone.